Pistoiese-Fiorentina, un amichevole che riporta alla memoria le sfide in Serie A nella stagione 80-81, finora l'unica disputata nella massima serie per gli arancioni. Un derby toscano sentito, come dimostra la grande affluenza di pubblico di questa sera. Due squadre che stanno preparando la nuova stagione, ognuna con i propri problemi, ma con la voglia di dimostrare che le scelte fatte sono quelle giuste per raggiungere gli obiettivi stagionali. Andiamo subito a dare lettura delle formazioni e delle scelte dei due allenatori, partendo dalla squadra di casa, la Pistoiese di Paolo Indiani. Schiera in campo Zaccagno, Priola, 40, Mulas, Regoli, Cioce, Amlili, Minardi, Zappa, Rafati e Ferrari. Per quanto riguarda la Fiorentina di Stefano Pioli, in porta Sportiello, Tomovic, Olivera, Cristoforo, Milenkovic, Astori, Agi, Sanchez, Kuma Babacar, il nuovo arrivo Esseric e Federico Chiesa. Tutto pronto, si comincia. Cristoforo, suo lancio lunghissimo sul lato sinistro a cercare Oliveira. Chiesa, Chiesa cerca lo spazio, prova il tiro facile per Zaccagno. Mulas, Mulas tiene palla, rischia Mulas sull'attacco di Oliveira, il pallone poi arriva ancora a Federico Chiesa che prova il tiro alto sulla traversa. Sanchez, pallone toccato da Cristoforo per Esseric, Agi, ancora Esseric, prova il tiro, colpisce male. Cristoforo sale, tocco per Babacar, sponda su Agi, Agi, tiro di Agi, Zaccagno. Cristoforo, lancio lunghissimo, cercare ancora Babacar, il controllo di Babacar, le finte, il tocco morbido per Chiesa, facile per Zaccagno. Cristoforo, lancio lungo, Babacar, Babacar affrontato da 40, le finte di Babacar, Babacar prova ad andare, 40 lo mette giù ed è calcio di rigore per la Fiorentina. La dischetto Esseric, gol, 1-0 per i Viola, gol di Valentin Esseric, si presenta così con la maglia della Fiorentina. Punizione battuto da Zappa, dentro in aria Ferrari, 1-1, ma è fuori gioco, è fuori gioco, dice Irrati, quindi gol annullato. Pallone largo per Chiesa, le finte di Chiesa, il pallone arriva in qualche modo a Agi che riprova a mettere in mezzo Cioce, in vantaggio arriva Chiesa come un fulmine steso da Cioce, calcio di rigore, no, perché proprio Federico Chiesa a dire che non è stato commesso nessun fallo. Punizione per la Pistoiese, va Zappa col sinistro, Sportiello in angolo, parte Mulas sulla fascia, Mulas contrastato da Chiesa, torna indietro, il tocco ancora per Zappa, il tiro di Zappa altissimo. Agi contrastato da Cioce, il pallone arriva a Chiesa, Chiesa si gira subito, arriva al limite, palla dentro ancora per Agi, solo davanti a Zaccagno che risponde presente, ma era in fuori gioco Agi. Regoli difende il pallone sull'attacco di Babacar, ma finisce qui il primo tempo tra Pistoiese e Fiorentina. Viola in vantaggio 1-0 grazie al rigore trasformato da Esseric. Inizia il secondo tempo. Milenkovic, lancio lunghissimo, 40 di testa verso Biagini che è uscito dai pali, estende Chiesa ed è calcio di rigore per la Fiorentina. Babacar 2-0, dal dischetto non sbaglia Kuma Babacar. Francescoli, un cerchio di centrocampo, arriva Chiesa, bel movimento di Chiesa che salta l'avversario, Chiesa prova il destro e sfiora il palo. Contrasto di testa tra Minardi e Ranieri, interviene Brioni, il tocco per Tartaglione, attaccato ancora da Ranieri, Ranieri gli ruba palla, evita, 40 e spara alto. Schettino, lancio lungo a cercare Kalinic, affrontato da Priola. Kalinic prova a girarsi, il tocco all'indietro per Benassi, il suo sinistro altissimo. Fernandez, palla per Boialbo,
Rebic prova il destro deviato in angolo. Veretù larga su Ranieri manda a vuoto Vrioni, cross in mezzo di Ranieri per Rebic che la mette all'incrocio e fa 3-0 per la Fiorentina ante Rebic su un bellissimo assist di Luca Ranieri. Milenkovic, tocco per Rebic per Kalinic fuori per Bojalvo, il cross in mezzo, Ranieri di testa, facile per Biagini. Entro alla 40 e Irrati fischia la fine del match al Marcello Melani, finisce 3-0 per la Fiorentina che dimostra di essere una squadra a livello tecnico di categoria superiore, sicuramente una buona sgambata per tutte e due le squadre in vista dei prossimi impegni. La Pistoiese giocherà a Forlì contro il Modena in Coppa Italia, si inizia a fare sul serio. Per oggi dal Marcello Melani è tutto, per Pistoiese Channel Antonello Caruso. Antonio.